Ragazzi, per verificare che il mezzo giro mancante fosse dovuto al clampaggio, abbiamo avuto l'idea successiva, no? Abbiamo detto usiamo più giri. Solo che usando più giri con solo le bandierine di scotch all'estremità, quelle dove le teniamo con le pinze, si vede un pochino male, abbiamo deciso di fare tutta una mega bandierina di scotch, che in questo caso è rivolta verso l'interno perché sta più, anche se fa un po' di ondine, è un pochino più precisa che tenerla verso l'esterno. Abbiamo usato la bandierina lunga, così la contiamo proprio tutta. Quando srotoliamo, quando allunghiamo il filo, possiamo contare tutto il giro della bandierina dall'inizio alla fine. Allora, proviamo, sempre tenendo molto fermo con la pinza, molto fermo l'estremità. Allunghiamo. Ah, erano 5 giri qui, eh? 5, è una spira, sono 5. Appositi Sono qualche 5 parte, ti spire. faccio io il video. Vabbè. Ora, chi è che mi conta le spire? Cioè, allora, Vai. uno, riesco a contarle, che sono... Uno, tre, quattro e mezzo. Mi dà proprio l'idea che sia 4 e mezzo, però. 4 e mezzo andrebbe bene perché con 4 e una mezzo spira sarebbe era mezzo consistente con quello che giro. abbiamo detto prima, perché abbiamo provato anche con 2 e faceva. Le 1 e mezzo. estremità erano ruotate tra 180 gradi, che ci stava, quindi che erano un giro e mezzo, e che quindi. Ora lo ricontiamo, ma. Sì, sembra che funzioni la storia, che un giro di coil, un giro di rive o di coil diventi un giro di twist. Quindi ci fidiamo. Beh.